Sono Giovanni Caccamo su una bicicletta in riposto, molto bizzarra, ciao a tutti. Senti, ma non è bizzarro anche l'idea di fare un tour negli appartamenti? Infatti, appena mi hai scritto di voler fare questa intervista su questa bici bizzarra, ho detto ho una bizzarra idea da raccontarti, no? Ho fatto le aperture dei concerti di Battiato e alla fine dei concerti giravo molto spesso poi in platea una volta finito il concerto per chiacchierare un po' con la gente e mi sono reso conto di quanto ci sia poco percezione del fatto che gli artisti sono persone assolutamente normali, quindi manca un po' un contatto diretto tra l'artista e il suo pubblico. Quanti appartamenti che ti giri? Sono arrivate 35 richieste, alla fine riuscirò, mi sa, a farne 22. Ma poi ti fermi pure a mangiare, a dormire, scotti? Sì. Cioè mi fermerò a mangiare o a dormire nelle zone limitrofe. Ah, non diciamo a casa? Non a casa delle persone, no. Fossero tutti come te, capace che te li ritrovi magari in spiaggia mentre stai pigliando il sole, no? Sì, con un CD in mano e una lettera. Tu hai fatto così con Battiato, ma che sì. Ti ha detto quando ti ha visto arrivare? C'è un CD dentro? Basta. Mi ha detto, va bene, questo. Grazie, lo ascolterò, ciao. Io ho detto, vabbè. Io sono andato in spiaggia il pomeriggio, tanto ho detto, ben che vada, passeranno 15 giorni. Invece sono passate 5 ore. E quello già stava attaccato al telefono? Sì, meraviglioso. Io sono morto in quel momento. Cioè sei la prova provata che lo stalking funziona. Funziona, sì, ragazzi, stalkerate. C'è anche tanto la percezione che fare il musicista e fare il cantante voglia dire soltanto no, essere ad altissimo livello, vendere 300.000 copie, eccetera. Quando in realtà ci sono mille modi di fare musica e mille modi per essere felici facendola. Hai provato pure tu però con i talent? Sì, ci ho provato anch'io perché comunque inizialmente non scrivevo, o almeno l'approccio e la necessità di scrivere è nata successivamente, quell'esperienza lì che è avvenuta 4 anni fa. Ho fatto i provini, nel frattempo mi lacrimano gli occhi per il vento, non perché... Non sei emozionato? Esatto, non sono emozionato a ripensare... A quel momento. Ti fanno schifo, dillo, cioè sembra... No, mi fanno schifo, no. Cioè, non è... No, cioè, ma tu lo faresti Giovanni io Caccamo no, che piange, no, racconta no, la sua vita sentimentale farei, no. Tra un pezzo e l'altro? No. No. Vado? Vai! Guardami negli occhi e dimmi ancora se ci rivedi dentro quel che io vedevo in te. La tua faccia stanca e la mia foto sul cuscino, quell'anni 90 sul balcone da bambino. Ti ho promesso il mio amore per l'eternità, però tutto ad un tratto c'è qualcosa che non va. Televisione accesa e qualche mezza verità, anche questa sera non ci sono novità. Io avevo più o meno 8-9 anni, mio papà e mia mamma partivano per fuori dicendomi che andavano in vacanza, in realtà stavano andando a fare la chemio di mio papà. Le pensabilità a cui mi riferisco in questo pezzo sono quelle. Il gran finale che poi però finisce male, appunto, vabbè, si può immaginare, diciamo così. Ancora aspetti un gran finale, quello in cui me ne vado mai, per poi tornare. Oh, grazie. Vedi. Grazie a te.